Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Golden Sun, l'era perduta. A parte gli scherzi, benvenuti in questo primo episodio subito dopo l'episodio 0. Episodio che conta sì, ma solo per il trasferimento dei dati dal vecchio gioco a questo. Come avete visto appunto nell'episodio scorso, abbiamo già creato il nostro salvataggio. Jenna è al faro di Venere, siamo a posto. Ma ovviamente io non ve l'ho fatto vedere quella parte. Dobbiamo iniziare, solo per l'intro, un nuovo pezzo. E subito dopo di questo riprendiamo dal salvataggio di prima. In un tempo remoto, secondo la leggenda, il potere dell'alchimia governava il mondo di Wayward. Credetemi che questo, dei tre giochi principali di Golden Sun, è quello che meno ricordo. È veramente quello che ho giocato una volta sola e me lo ricordo veramente poco. Anche appunto l'Alba Oscura l'ho giocato una volta sola, ma devo fare io qualcosa? Ah sì, io stavo parlando, aspettavo che andava da solo effettivamente. La sua forza aveva trasformato, come piombo in oro, piccoli gruppi di uomini in civiltà fiorenti. Si stanno facendo rivedere tutti quanti gli sfondi vecchi. Con il tempo però i sogni folli degli uomini avevano portato al conflitto. Sogni di ricchezza, di dominio sul creato, sogni di guerra e conquista. Questi miraggi avrebbero portato il mondo alla rovina. Se un pugno di coraggiosi non avesse rinchiuso il potere dell'alchimia nelle profondità del Monte Aleph. Libro 1, riepilogo. La città di Vale conservò questo segreto per anni, finché Isaac e Jenna, i cui genitori morirono nella tempesta di 3 anni prima, non penetrarono nel Tempio di Sol. Di Garrett nessuno se lo ricorda. Saturos ed Exia, del clan di Marte, li seguirono nel luogo sacro. Con loro viaggiava il fratello di Jenna, Felix, creduto morto nella stessa tragica tempesta. Io non so se pronunciarlo Felix o Felix, per il tutto il gioco l'ho chiamato Felix, quindi... Saturos ed Exia rubarono gli astri elementali, la chiave per accedere al potere dell'alchimia, e rapirono Jenna e Kradan, il dotto. Se i 4 astri fossero stati usati per accendere i fari, niente avrebbe più trattenuto l'alchimia. Isaac e Garrett decisero di fermare Saturos, salvare i propri amici e riportare gli astri elementari al Tempio del Sol. Sì, ciao! Si allearono con Ivan, un giovane adepto di Venere, e inseguirono Saturos ed Exia a Ymir, una città nella morsa del gelo, nei pressi del faro di Mercurio. Nei pressi, è proprio lì. Là incontrarono la guardiana del faro, un adepto d'acqua di nome Mia. Con lei inseguirono Saturos fino alla cima del faro di Mercurio. Minchia, sto riassunto però, eh. Era troppo tardi però, il faro fu acceso e Saturos riuscì a fuggire. Di nuovo cominciò l'inseguimento, dall'Angara fino al mare del Karagal. Dopo una difficile traversata per mare, Isaac riuscì ad arrivare a Tolbi. Parlò con il capo della città, Babi, un uomo strano. Babi scrisse Isaac al colosso per testarne la forza. Isaac vinse la sfida e conquistò la fiducia di Babi, che rivelò un segreto. In realtà, sì, beh, è canonico che vinciamo, però è una cosa che per concretizzare effettivamente devi trasportare un salvataggio all'altro, quindi devi avere effettivamente vinto il colosso. Uno per portarti gli oggetti, 2 anche per appunto ricevere qualcos'altro in questo gioco. Grazie ad una pozione della terra scomparsa di Lemuria, egli aveva vissuto per 150 anni. Si offrì di aiutare Isaac, che partì verso il Gondowan. O il Gondowan, non lo so. Nella città di Larivero, Isaac scoprì che Saturos ed Exia avevano rapito una giovane ragazza di nome Sara, che portarono al faro. Sto riassunto però, eh? Isaac lì affrontò e vinse sulla cima, senza impedire però che il faro fosse acceso. Seguì un grande cataclisma. Sara precipitò in mare. Felix si tuffò per salvarla, ma entrambi si persero tra i flutti. Jenna lasciò il faro per cercarli, ma senza risultato. Isaac tornò alla Livero, dove Babi gli chiese di trovare Lemuria. In realtà non è stato Babi, ma è stato il suo consigliere, però... E i rimanenti fari. Gli donò una nave lemuriana perché salpasse per quella terra inaccessibile.
Questo capitolo della nostra storia inizia con Genna, poco prima che il faro di Venere sia acceso. Camelot presenta Golden Sun, libro 2. L'era perduta. Vai. Ci vediamo. Stai attenzione. Andiamo, Genna. Sei certo che sia meglio se ce ne andiamo così? Una volta scese le scale, non saremo più in grado di tornare al faro. Forse avrei dovuto fermare mio fratello. Genna, c'è qualcosa che ti turba? È solo che... Che c'è? Qual è il problema? Ho un cattivo presentimento, come se dovesse accadere qualcosa di terribile. Ciao. Come sei cambiata, Genna? Sorpresi di vedermi? Alex! Ci stavi spiando! Cosa? Dov'è Felix? Non è qui con voi? Mio fratello se n'è andato! A cosa starà mai pensando Felix? Era preoccupato per Sara, è andato da lei! Avrebbe dovuto portarvi fuori di qui! Avreste dovuto già essere lontani dal faro a quest'ora. Perché siete ancora qui? Abbiamo cercato di dissuadere Felix dal tornare fino in cima. Tipico, quando Felix ha qualcosa in mente è impossibile fargli cambiare idea. Alex, cosa hai detto poco fa? Cosa intendevi quando hai detto come sei cambiata? Ero solo sorpreso di sentirti esprimere tali preoccupazioni, Genna. Comunque, mi ha colpito che Felix sia tornato. Non cambiare argomento, lo sapevo! Alex, cosa intendevi? Volevi dire che sono senza cuore? Se è ciò che hai compreso, allora mi sono espresso male. Ti prego di perdonarmi. Andiamo. Genna, credo che Alex abbia detto tutto sulla faccenda. Non ne sono sicura. Ecco. Chi credi di essere per parlarmi così? Ritiro le mie affermazioni, mia cara. Dimentica ciò che ho detto, Genna. Sì, come no. Invece, dimmi di questo tuo presentimento. È solo che non sono sicura che dovremmo lasciare il faro di Venere. Cosa stai dicendo? Non vorrei mica rimanere qui. Alex ha ragione. È troppo rischioso, Genna. Saremo solo d'impiccio agli altri. Gli altri? Isaac ci ha seguito fino al faro? Così sembrerebbe. Sicuramente sta cercando di fermare Saturus ed Exia. Se mio fratello torna indietro e incontra Isaac, finiranno per combattere. Se il faro di Venere non sarà stato ancora acceso, allora sì, combatteranno. Felix è un ragazzo davvero avventato, non è vero? Perché i ragazzi sono così sciocchi? Tipico. Sarà avventato, ma Felix non è uno sciocco. Le sue cavalità superano i suoi difetti. Per questo io credo che Isaac capirebbe se gli spiegassimo. Perché non ci ho pensato prima? Per favore, andiamo a parlare con Isaac. Mi spiace, ma temo che non sia possibile. Alex, perché? Lui è un nostro avversario. Isaac, un avversario? I nostri metodi potranno differire, ma alla fine voi ed io vogliamo la stessa cosa. Accendere i fari! Isaac e i suoi amici vogliono evitare che ciò accada. E questo ci rende nemici? Ma non temere, non riusciranno a sconfiggere Saturus ed Exia. Sì, come no. Così Felix è andato fino in cima al faro. Molto bene. Perché sembri così contento, Alex?
E perché non dovrei esserlo? Dopotutto i fari presto torneranno a brillare. Alex, perché vuoi così tanto che i fari siano accesi? Ah, così ora tocca a me rispondere. Un tempo l'alchimia era diffusa in tutto il mondo. Grazie al suo potere gli uomini crearono portenti... L'era perduta dell'uomo. Voglio che il mondo torni com'era e... E cosa, Alex? Abbiamo parlato abbastanza. Continueremo il discorso un'altra volta. È meglio che lasciamo il faro ora, prima che venga acceso. Sono d'accordo. Andiamo al luogo d'appuntamento e aspettiamo Felix. Va bene, Kraden. Andiamo. Fai attenzione, fratello. Faro di Venere. E ora che abbiamo fatto il prologo obbligatorio, continuiamo la nostra partita. Che tra l'altro vorrei solo vedere una cosa. Ovviamente qui la vera strada sarà accessibile solo a chi avrà il cuore sincero. Qui, come vi avevo detto, c'è il muro invisibile, come abbiamo visto appunto nella vecchia serie. Mi chiedo se citassimo l'oggetto che ci fa vedere oltre i muri, se mettessimo l'abilità appunto a Jen per vedere, appunto per rivelare, se quella strada sia accessibile. Ne dubito però. Intanto noi scappiamo, ovviamente evitando anche tutti i combattimenti. Tra l'altro... Esatto, qua c'era lo studioso che a quanto pare è scappato pure lui. Quindi noi dobbiamo uscire di qui. Però se vado dall'altra parte, ovviamente tutta la strada dovrebbe essere bloccata, giusto? Io intanto proseguo. Non si sa mai che in realtà qualcosina la trovi. Per esempio lì c'era un oggetto. Ah no, era qui, strano. La cassa era già stata aperta, ma c'è ancora erba all'interno. Va bene. Grazie. Abbiamo trovato dell'erba. Che in realtà quello, se non sbaglio, avevamo trovato un equipaggiamento che abbiamo dato o a Ivan o a Mia. Hanno già aperta. C'è ancora dell'erba. Non sia mai. Anche qua. Ci sono parole scritte sopra. Se vuoi arrivare alla cima del faro, prima cerca il potere che è all'interno. Per ottenerlo, guarda con gli occhi della verità. Lo so. Ci saranno ancora le persone qua fuori morte? Ciao, gabbiani. Eccoli. Non ho letto cosa c'era scritto, però scusami. Yoda ci ha inviato a fare la guardia, ma... Non avrei mai creduto di incontrarli davvero. Farabutti, cosa avete fatto a Sara? Ridatecela indietro, pagherete. Non dovrebbero essere di più? Forse sono solo i primi ad uscire. Ottimo, allora possiamo catturarli. Ce la dovremmo fare, che ne dite? Pestiamo la ragazza, forza, veniamola. Vai a chiamare i soldati di Tolby che ancora stazionano all'Alivero. Sì, signore. E tu vai ad avvertire i ragazzi in montagna. Va bene, capo. A questi ci penso io. Che guaio, sembra un'imboscata. Cosa facciamo, Jenna? Che intendi? Guardati intorno, dovremmo affrontarli. Parli seriamente. Jenna, sei davvero pronta a combattere questa gente? Effettivamente no, sono a livello 5. Non abbiamo altra scelta, dobbiamo. Bene, allora permettimi di alleviare il peso di questa tua scelta. Peso? Ci rivediamo lungo la strada che porta lontano dall'Alivero, capito? Va bene. Non c'è bisogno che lo ricordi, Alex. Conosciamo la strada. Seguite questa strada verso ovest e prendete il passaggio che porta alla caverna. Usciti dalla caverna, troverete una piccola penisola di nome Idejima. Ci incontreremo là. Per fortuna, solo questi contadini vi bloccano il cammino. E non sembrano. Troppo agguerriti. Ehi, vi abbiamo sentito, stronzi. Che maleducati. Perché voi due non fuggite e lasciate a me i soldati di Tolby? Noi due, soli. Sai usare la psicoenergia, vero Jenna? Sì. Dunque, non avrete problemi. Ci ritroveremo alla penisola. E tu chi credi di essere per affrontare da solo i migliori soldati di Tolby?
vorrei dover spargere sangue inutilmente. Non vorrei? Cosa dovrebbe significare questa frase? Se toccate questi due, vi assicuro che lo rimpiangerete. Provaci, strozzetto! Avanzando, mi pare di capire che vogliate combattere. Permettetemi di aprire le danze. Cazzo! Cos'era quello? Non lo so, ma qualunque cosa fosse, è fuori dalla nostra portata. Resistete fino all'arrivo dei rinforzi. Ah, voi siete i prossimi? No, 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 siamo contadini noi. Ehi, non c'è bisogno di occuparci di voi. Noi non siamo soldati, non siamo nessuno. Davvero, non ci metteremo mai contro uno come te. Battiamocela. Aspettatemi, cazzo. Che mancanza di stile, che vergogna. Jenna, ora è il vostro momento. Andate di gym e aspettatemi. Non ho ancora finito con voi. Oh, avete parlato di rinforzi dalla Libero? Andiamo a incontrarli insieme, vi va? Parli bene ora, ma quando saranno qui sarai fritto. Credi davvero che anche 100 di voi potrebbero fermarmi? Stronzetto! Venite qui. Divertente. Voglio proprio vedere. Se ne sono andati. Forza, Jenna. Andiamo anche noi. Non c'è niente che ci blocca la strada ora. Ma... che c'è ora? Ah, ti preoccupi di dover ferire degli altri innocenti? Vorrà dire che proverei ad andarci piano mentre combatti. E beh, tanto sono a livello 5. Andiamo, alla penisola! Livello 5, non abbiamo nessuna psicoenergia, vediamo. Fiamma e vampe. La magia proprio. La psicoenergia. La prestidigibilizzazione. E tu? Perché devo essere io ad attendere i rinforzi? Oh, cacchio. Oh, per favore, lasciatemi andare. Ehi! Quell'uomo terribile con i capelli blu non è qui. Perfetto, ora vedete di che pasta sono fatto. Appare Furfante. Beh, che ci sta fiammata, stronzo! Ah, cazzo! Non riesco a credere di essere stato battuto da una ragazza. Che tra l'altro, se volessimo fare un attimo i pignolini in questa zona dovrebbero esserci certi nemici che una Jenna di livello 5, porca troia, la devastano. Ah, sono loro! Ma dove... dove è andato il tizio con i capelli blu? Che importa, farò un sol boccone di un nonnetto e di una mocciosa. Di nuovo, fiammata, più! Ah, cazzo! E allora io me ne vado. Sarò anche una ragazzina, ma sono carina. Non da questa parte, Jenna. Il luogo dell'appuntamento è per di qua. Dobbiamo scendere verso le caverne. Lo so, ma volevo scivolare per fare prima. Scendi però, Jenna. Forza. La cosa bella è che effettivamente utilizzi un personaggio diverso dai soliti protagonisti in questa parte. Ah, aspettarle qui è stata un'ottima idea. Voi due non andrete da nessuna parte. Se non con noi, da Lord Yodem. Va bene, tre di voi contro una di me. Vampa! Eh beh, certo. Bellina sta musica, comunque. Chissà se effettivamente puoi perdere. Mi sa di sì, però... beh, che ti sta bastonata, stronzo! No, dai! Ecco fatto. Niente, non salgo di livello, peccato.